In questo video ti racconterò della chiesa di Smirne. Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà. Tuttavia sei ricco e le calunnie lanciate da quelle che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. La comunità di Smirne stava soffrendo tanta persecuzione da parte dei giudei. Difatti, nella città di Smirne c'era una delle più grandi comunità giudaiche dell'Asia Minore. E Gesù dichiara che c'erano alcuni falsi giudei, nel quale non erano realmente giudei, ma erano una sinagoga di Satana. Possiamo vedere che anche Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 2, dichiara chi erano i veri giudei. Paolo ha scritto: giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Quasi che Paolo stesse dicendo che un vero giudeo è colui che è diventato una nuova creazione, nel quale ha ricevuto e creduto in Gesù. E addirittura anche Gesù, nel Vangelo di Giovanni, chiama alcuni giudei figli del diavolo, perché cercavano di ucciderlo e quindi non facevano le opere di Abramo, ma in realtà quelle del padre loro, che era il diavolo. Difatti, nella realtà, il nuovo patto non ha nulla a che fare con l'essere giudeo o pagano per nascita terrena, ma la chiave della salvezza è la nascita attraverso la fede in Cristo Gesù. Continuando a riflettere sulla lettera e quando Gesù ha detto riguardo i 10 giorni, non ci sono prove storiche, ma a livello simbolico alcuni studiosi biblici suggeriscono che è un idioma ebraico nel quale 10 giorni è un numero simbolico per indicare che è un tempo limitato. E Gesù conclude dicendo che chi sarà fedele fino alla morte gli verrà consegnata la corona della vita e non sarà colpito dalla seconda morte. La città di Smirne era famosa riguardo alla corona, nel quale sul monte Pargus c'era costruita una grande acropoli con molti templi pagani e l'insieme di queste costruzioni formavano una corona. Inoltre a Smirne c'era un tempio dedicato alla dea Roma, nel quale aveva una corona sulla testa e questa immagine era anche usata sulle monete di Smirne. E questo semplicemente per fare una similitudine con la corona regale della vita di Gesù e la corona pagana della città di Smirne. Se ti è piaciuto questo video, condividilo, metti un mi piace e iscriviti al mio canale attivando la campana di notifica. God bless you!